Cosa vuole rappresentare le elezioni di Natale che vuole rappresentare? Guarda, parafrasando Terenzio, era un filosofo latino che diceva tutto ciò che è umano mi interessa, per quanto concerne il comunità di Sicilia possiamo dire tutto ciò che riguarda il sud, tutto ciò che riguarda quello che erano le due Sicilie ci riguarda, quindi non solo una ricerca storica, non solo una conferenza, non solo diciamo dei passaggi importanti di ricerca, ma anche delle giornate belle come queste ci devono assolutamente interessare, perché le due Sicilie si devono avvicinare al territorio anche con questi tra virgolette strumenti. Ecco perché abbiamo aderito, ecco perché siamo qui, ecco perché diciamo saremo sempre presenti ad ogni chiamata in correo di ciò che riguarda il nostro territorio. L'elezione di Ramis potrebbe essere solamente il primo passo verso l'elezione di una miss mi fa ricordare per esempio che tempo fa abbiamo fatto una squadra di calcio che si chiama Nazionale delle Due Sicilie, abbiamo fatto dei tornei, delle cose, ti ripeto, questa kermesse di oggi è importante non solo perché verrà premiata una delle tante bellissime ragazze del nostro territorio, di quello che fu il territorio delle Due Sicilie, ma è importante proprio perché avvicina un poco tutto a ciò che è la nostra vita, la nostra storia. Comitato Due Sicilie, un concorso dedicato alle Due Sicilie, alle bellezze delle Due Sicilie, quale importanza ha? L'importanza di avvicinare i progetti nostri, che sono progetti di ricerca, di ripresa, di identità, di senso di appartenenza, sì, anche attraverso questa cooperazione, questa kermesse, facciamo sì che si possa unire tutti da direttiva. Questo è un progetto per cui diciamo avanti. Vedere anche il bel volto delle Due Sicilie attraverso il volto della donna, anche questo è un messaggio molto importante. Anche perché diciamo noi siamo stati, per quanto concerne la donna, una comunità matriarcale da sempre. Iniziamo con queste giovani bellissime ragazze nel territorio delle Due Sicilie, però ricordiamoci che la nostra strada, il nostro viaggio è stato sempre molto, per fortuna, da me. In 700 anni fa dalla Sicilia appunto partirono i Normanni e fecero questo stato fino alle sorti dell'Abruzzo. Per ben 700 anni noi siamo stati un popolo che non è stato solo come negli ultimi tempi si dice Borbone, sotto l'egida della famiglia Borbone della Sicilia. Siamo stati aragonesi, angioini, abbiamo avuto dei momenti di divisione tra la Sicilia, uno Stato siciliano a sé e uno Stato di Reggio di Napoli a sé, però per oltre 700 anni, ma io andrei ancora oltre 700 anni, perché anche nel periodo dove c'è stata la dominazione longobarda, anche in quel caso noi siamo stati insieme come pugliesi, come napoletani, come irpini, come calabresi e come romani. Perché la presenza dei comitati di Sicilia? Perché abbiamo bisogno di far sì che la gente che non vive e mastica questo percorso che abbiamo intrapreso quasi 20 anni fa, questa riscoperta identità, questo forte senso di appartenenza al territorio, ha bisogno anche di allargare gli orizzonti, i confini. Quindi appena il regista, appena il sindaco ci hanno chiamato a partecipare a questo progetto abbiamo detto immediatamente sì, perché è vero che oggi è un concorso di bellezza, diciamo, può apparire semplicemente una kermesse leggera, tra virgolette, nessuno la prende a male, ciò che dico, sembra una cosa frivola, ma non è così, perché sono sicuro che attraverso questo incontro tra l'appartenenza, l'identità delle Due Sicilie e la vostra bellezza possiamo costruire qualche cosa che domani può ridare quella forte voce ai nostri territori. Qualche anno fa una ragazza calabrese è stata insignita del titolo di Miss Italia, una ragazza bellissima. Ebbene, questa ragazza, uno dei passaggi che fece durante la sua intervista fu proprio quello di sentirsi fortemente legata al territorio da dove veniva, fortemente legata al fatto che il nostro territorio, oltre ad essere bello, ha un'infinità di altre peculiarità, fra cui la storia, un passato gloriosissimo. Quindi io auspico che oltre quella giornata di oggi, specie voi ragazze, diciamo, un domani che farete, mi auguro tutte, questa lunga strada che vi accompagna.
che accompagnerà nel mondo della moda, del cinema, di tutto ciò che diciamo, del canto, di tutto ciò che riguarda l'arte, possiate essere, oltre che testimoni di bellezza delle due Sicilie, testimoni anche di ciò che è il vostro passato, di ciò che è la vostra identità, di ciò che siete stati, di ciò che sono stati i nostri avi per secoli. Molte di queste ragazze probabilmente fino a ieri non sapevano nemmeno che cos'era il regno delle due Sicilie. Perché a scuola non ce l'hanno fatto? Perché purtroppo, la storia è scritta dai vincitori e i vincitori ci hanno raccontato tutta una favola. Ci hanno raccontato che un certo Garibaldi è venuto qui, ha liberato il sud dai Borboni, ci hanno raccontato che noi eravamo un regno poverissimo e che grazie a questa unità d'Italia noi oggi siamo una potenza mondiale. Ma la storia, per fortuna, grazie al lavoro di tanti studiosi, la storia dimostra, grazie alla scoperta, alla riapertura di questi archivi che per anni sono stati chiusi, è venuto fuori una storia totalmente diversa. Noi nel 1861 siamo stati colonizzati dai piemontesi e dal 1861 al 1872 c'è stata una feroce guerra civile di cui nessun testo di scuola ne parla. Quelli che barbaramente i francesi chiamavano briganti, da brigand che significa delinquente, quelli erano partigiani che fino all'ultimo sangue si sono opposti a questa invasione, e questo in storia non ne parla. Allora non vi voglio annoiare, la voglio fare molto breve. Queste manifestazioni, questa è la prima, poi il 24 e il 25 ci sarà proprio la festa dei briganti, che non sono i delinquenti ma sono i partigiani, qua faremo una manifestazione in onore dei briganti. Tutte queste manifestazioni servono a far riflettere, a far riscoprire la vera storia delle nostre terre. Il lavoro deve avere una sicurezza, e la sicurezza è quando tu ammiri la tua terra, accetti la tua persona, accetti la tua famiglia, accetti tutte le persone che ti stanno vicino, dal più antipatico al più simpatico, anche perché è antipatico per te, non è antipatico per tutti, è soggettivo l'essere. Stasera c'era una ragazza, ma non ha vinto quella ragazza, perché quella ragazza quel giorno ha passato il giorno suo fortunato. Vuol dire che a quella giuria ha espresso qualche cosa che ci è rimasto dentro. Del 1816 e comprendeva il regno di Sicilia Citeriore o regno di Sicilia al di qua del Faro, che aveva come capitale Napoli, e il regno di Sicilia Ulteriore al di là del Faro, che aveva come capitale Palermo, ed erano entrambi uniti sotto un'unica corona che era quella borbonica. Il faro di cui si parla è il faro di Messina. Mi piace tantissimo questa definizione, perché al di qua del faro, al di là del faro, erano due regni che poi sono diventati una grande potenza, uniti insieme dopo il congresso di Vienna, e così è nato il regno delle due Sicilie. E così il nostro patrono Massimo Civale ha ben pensato di creare questo concorso, una miss per il regno delle due Sicilie, proprio per esaltare la grandezza del nostro meridione con tutte le sue bellezze attraverso la bellezza femminile.
per il regno delle due Sicilie è... Voglio sentire un oh, se non lo dico.